Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Petroschi di San Pietroburgo, da dove vi parla Giuseppe Bisantis. Andata degli ottavi di finale di Europa League. Il Torino, 15 giorni dopo l'impresa del San Mamés di Bilbao, unica squadra italiana a vincere nella storia da quelle parti, se la vede con una delle favorite della vittoria finale. Lo Zenit San Pietroburgo, retrocesso dalla Champions League, squadra composta da grandi nomi altisonanti, 200 milioni di euro il parco giocatori, il valore del parco giocatori della formazione affidata ad André Villas-Boas, l'allievo prediletto di José Mourinho. Danni poi lateralmente per Witzel si porta al limite dell'area di rigore, cerca il pallone filtrante, filtra, palla che arriva in aria, la conclusione e la parata con il piede di Padelli. Subito grossa occasione sul piede del giocatore lo Zenit Rondon, che va quindi a guadagnare un calcio d'angolo su questa conclusione ravvicinata che Padelli, completo nero per lui, è andato a respingere e a deviare in calcio d'angolo. Martinez di prima, il tentativo di inserimento, palla che arriva nella zona di Martinez e la parata del portiere, ma era tutto inutile perché in pratica c'è stato un fallo ai danni di un giocatore del Torino su Witzel, e attenzione, era Benassi. Doppio giallo, espulso il giocatore del Torino Benassi, fallo su Witzel, l'arbitro ha estratto prima il giallo e poi il rosso al 27esimo minuto del primo tempo. Il Torino sarà costretto a giocare nella bolgia del Petroschi di San Pietroburgo in un uomo in meno, espulso Benassi. Era stato già ammonito. Molto ingenuo il centrocampista di scuola Inter, che si è lasciato fuggire il suo giocatore Witzel, è intervenuto a forbice sul giocatore e ha compiuto fallo. El Kadouri prova a gestire il pallone, il tocco è sulla destra per Gazzi per Quagliarella, palla in aria, la allontana Garay che va a liberare, palla che viene ancora recuperata dal Torino con la discesa da parte di Hulk e Zenit San Pietroburgo. Hulk va via, viene messo giù, l'arbitro dice ancora una volta che è fallo. Intanto una comunicazione per la regia: più di così non si può, quindi se si fanno le prove c'è un motivo, evidentemente è un discorso che ovviamente ai radioascoltatori interessa poco, però spero che la mia voce e gli effetti dello stadio Petroschi arrivino in modo regolare ai nostri ascoltatori. Chiedo scusa per questa comunicazione di servizio, ma non c'è modo ovviamente di interrompere, visto che siamo in collegamento diretto per tutta la partita e dunque non riusciamo a staccarci per effettuare comunicazioni di servizio. Ne abbiamo approfittato anche perché c'è una pausa nel gioco. Rondon prova a girarsi ancora all'indietro per Smolnikov cerca di liberarsi, poi Shatov, palla ancora per Avi Garcia per Hulk, posizione centrale, Hulk di prima, palla che arriva nell'area di rigore, il tentativo di intervento di Shatov, poi Smolnikov che calcia, la parata di Padelli, palla che resta lì e c'è il gol di Witzel. Il gol di Witzel al 37esimo minuto, peccato. Il tiro di Padelli era rimasto lì, ma i difensori del Torino erano in vantaggio. Witzel si è lanciato sul pallone e con il destro al 37esimo minuto ha portato in vantaggio lo Zenit di San Pietroburgo. Una partita equilibrata finora, il Torino costretto dal 29esimo in 10 per l'espulsione, somma di munizioni di Benassi, la Zenit San Pietroburgo al primo affondo, un tiro di Smolnikov che Padelli aveva respinto, però i difensori del Torino erano in vantaggio su Witzel. Witzel però è stato più lesto di tutti a intervenire, a girare con il destro e a portare al 37esimo minuto in vantaggio lo Zenit di San Pietroburgo. Cambia dunque il punteggio nella bolgia del Petroschi: Zenit San Pietroburgo 1, Torino 0. Il gol del belga Witzel, uno dei giocatori più importanti di questa formazione, al 37esimo minuto. E adesso il Torino dovrà cercare sì di recuperare, ma anche di limitare i danni, tenuto conto che il Torino è in inferiorità numerica. 6 minuti e mezzo nella corso della ripresa, è sempre 1-0 per lo Zenit San Pietroburgo sul Torino. Zenit che protesta per un retropassaggio raccolto con le mani da Padelli. Secondo l'arbitro portoghese non c'è stato retropassaggio, ma solo un intervento in anticipo da parte del difensore del Torino, quindi intervento difensivo. Nel periodo in cui non siamo stati collegati, Vives, si era capito subito, non poteva rientrare in campo e dunque è stato sostituito da Farnerud, e quindi secondo cambio nel Torino, che è in 10 uomini per l'espulsione di Benassi e poi al quinto Hulk per lo
lo Zenit è andato vicinissimo alla raddoppio, azione palla a terra, Danny Hulk solo in area di rigore, palla tu per tu con Padelli che ancora una volta, come era successo dopo 3 minuti inizio ripresa, con il piede ha sventato il pericolo. Adesso il Torino con Glick riesce con qualche affanno a gestire il pallone, lo recupera Shatov, tutto di prima, Danny Hulk, tiro, palo, la spinta, Criscito, segna proprio lui, segna Criscito, 2-0 l'italiano Mimmo Criscito, 7 e mezzo, un palo pieno, palla che arriva nel sinistro di Criscito che a questo punto porta vuota, segna il gol del 2-0, Zenit San Pietroburgo 2 Torino 0, ha raddoppiato Criscito, Wolfsburg. Superato il 9° minuto, da 2 minuti dunque lo Zenit San Pietroburgo conduce sul Torino per 2-0, ha segnato un italiano, mai noi, quello sbagliato, ha segnato Mimmo Criscito, difensore esterno sinistro dello Zenit San Pietroburgo nel giro della nazionale di Conte, dove probabilmente presto rientrerà, napoletano cresciuto nella Juventus, legatissimo alla Genoa, squadra dove ha militato per diverse stagioni. Mimmo Criscito ha raccolto un tiro di Hulk respinto dalla palo e con Padelli fuori dai pali ha portato la partita sul 2-0. Certo, il Toro ha un impegno improbo perché l'avversario è uno dei favoriti per la vittoria finale dell'Europa League in casa loro, tra l'altro lo Zenit viene dalla Champions League, deve giocare in 10 uomini il Torino per l'espulsione di Benassi, somma di ammunizioni al 29° minuto, insomma adesso il Torino deve cercare di limitare i danni perché lo Zenit sugli ali dell'entusiasmo, non che avesse fatto nel primo tempo chissà che, fino all'espulsione perfetto equilibrio, c'era stata un'occasione con tiro di Rondon respinto di piede da Padelli, poi il Torino ha tenuto bene il campo, l'espulsione di Benassi è chiaro che ha fatto saltare un po' i piani, è arrivato prima il gol di Witzel, a inizio ripresa quello di Criscito, ma ricordiamo che sul 1-0 Padelli di piede aveva sventato una conclusione ravvicinata di Hulk. Siamo entrati adesso negli ultimi 30 secondi di gioco, ma a questo punto pare che lo Zenit voglia accontentarsi così del 2-0, anche se Maxi Lopez prova un'ultima incursione, va a travolgere un avversario, commette fallo, calcio di punizione in favore dello Zenit, cronometro che scorre. Adesso mancano 20 secondi alla termine dell'incontro. Zenit San Pietroburgo 2 Torino 0. La battuta da parte dello Zenit, ancora con Neto che va a scambiare con Danny. Il 93° sta per scoccare. L'arbitro non controlla il cronometro, ma controlla il gioco. Ancora Neto, ancora per Danny, vediamo se ci sarà spazio o no, perché puntualissimo l'arbitro con 3 fischi a mandare tutti negli spogliatoi e si prende anche qualche fischio del pubblico perché avrebbe voluto che l'azione di Danny venisse portata a termine. Tra l'altro adesso l'arbitro viene circondato dai giocatori del Torino che fanno il gesto di una gomitata, come a dire non l'hai vista, e Molinaro si va a prendere un giallo che a partita finita si poteva assolutamente evitare. Molinaro, in quanto è andato a protestare, si è preso questo giallo, ricordiamo che non ci saranno nella gara di ritorno Benassi che è stato espulso, del Caduri che è diffidato è stato ammonito, e dunque ci sarà la gara di ritorno. Il Torino non ha tutte le speranze perse, ma lo Zenit San Pietroburgo pur senza strafare ha dimostrato di avere qualcosa di più. È finita 2-0, una gol per tempo, gara però condizionata dall'espulsione di Benassi al 29° per somma di ammonizioni che ha lasciato il Toro in 10, 8 minuti dopo il primo gol realizzato da Witzel a inizio ripresa, il raddoppio all'assesto proprio del nostro Mimmo Criscito. Lo Zenit dunque vince 2-0 e proverà a gestire la qualificazione nella partita di ritorno giovedì prossimo 19 marzo ore 21:05 allo stadio Olimpico di Torino.